È così bello. Chissà come sarà quello dei Trabie. Ho ordinato un vestito verde. Verde chiaro, sai? L'abito verde di Angelica non lo abbiamo mai visto. Claudia Cardinale non lo ha mai indossato, perché il film Il Gattopardo termina prima. Ma di sicuro, se fosse stato creato, sarebbe stato opera di Piero Tosi. Lo storico costumista di Luchino Visconti riceverà l'Oscar alla carriera il prossimo 16 novembre a Hollywood. Milano ha celebrato l'86enne con la mostra L'uomo che vestì il Gattopardo, al Museo del Manifesto Cinematografico. Esposte le locandine dei film più famosi a cui ha lavorato, come Ludwig e Morte a Venezia, oltre ovviamente al Gattopardo. Nessun Tancredi avrebbe resistito alla tua bellezza.